Diciamo che un incontro alla conclusione, diciamo, della riunione, per quanto ci riguarda, almeno per quanto mi riguarda, è stato abbastanza soddisfacente. Allora, intanto l'oggetto dell'incontro era riferito a una verifica dell'accordo di solidarietà. A parte alcuni aspetti, comunque ci hanno chiarito, hanno riferito un po' degli straordinari oppure delle richieste di presenza in notturno per quanto riguarda degli interventi straordinari. Comunque, tutto sommato, la questione è stata chiarita e ci sarà, così ci hanno comunicato, verso la fine del mese un'ulteriore chiusura dello stabilimento. La cosa può dispiacere, ma dobbiamo chiarire una buona volta per tutte che non c'è da meravigliarsi. Se l'accordo di solidarietà c'è, se è stato fatto, secondo me è da valorizzare, perché sennò a quest'ora qualcuno era a casa, incendiato. Significa che a un certo punto l'accordo di solidarietà è proprio dedicato al fatto che purtroppo c'è meno necessità di livello di livelli produttivi. Quindi la prossima settimana ci saranno ulteriori chiusure, nel corso dell'anno ci saranno altre chiusure, e io vorrei aggiungere su questo anche un'altra cosa, che siccome mi incontro persone, ma come mai l'azienda chiude una settimana, eccetera, anche io dico, ma può dispiacere, ma non c'è da meravigliare, c'è l'accordo di solidarietà. E io personalmente preferisco che nel momento in cui si applica un accordo di solidarietà, piuttosto che il 30% a casa e il 70% lavorano, oppure l'inverso, si lavora tutti, c'è da chiudere, si chiude una settimana, così vengono anche evitate certe discriminanti, perché io so com'è la musica sui posti di lavoro. Allora, magari a casa va quello un po', no, che non è tanto antipatico, che non è parente, magari continua a lavorare gli altri, invece così viene evitata qualsiasi discriminante. Quindi, per quanto riguarda l'accordo e la verifica dell'accordo di solidarietà, questo è stato fatto. Ecco, per quanto riguarda invece gli sviluppi, allora, intanto noi sosteniamo e portiamo avanti quanto abbiamo sottoscritto ultimamente, sia al Ministero dello Sviluppo Economico, sia attraverso incontri con le aziende, e l'ultimo anche per quanto riguarda l'accordo integrativo. E viene confermato comunque che almeno fino al 30 giugno del 2016 continuerà la produzione, ci viene confermato che comunque fino al 31 dicembre del 2016 nessuno rischierà di perdere il posto di lavoro, perché proprio nella peggiore delle ipotesi, se dal 1 luglio 2016 non si produrrà più pasta, comunque i lavoratori avranno ancora 6 mesi dal punto di vista degli ammortizzatori sociali. Dopodiché a monte sta andando avanti sempre l'attività, l'impegno dell'azienda per creare una, come dire, produzione alternativa. Quindi cosa significa questo? Significa che intanto niente più terreni nell'entroterra, né più utilizzo dello stabilimento vecchio, ma una creazione di un'associazione di piccole aziende che siano in grado, attraverso poi ovviamente la direzione, eccetera, investimenti privati anche da parte della Colussi, di una creazione di una produzione alternativa, riferito sughi, sughetti, famoso piatto completo, quindi la pasta, sughetti con valore aggiunto, che questi sughi, sughetti, eccetera, siano comunque prodotti locali. La cosa che io... la chiusura del pastificio, allora, a questo punto? Questo non si sa, perché voglio proprio... Una delle cose, secondo me, la cosa più importante rispetto a tutta un po' questa storia è il fatto che l'azienda ha investito in termini massicci proprio una campagna promozionale della pasta Agnesi. Questo partirà verso i primi di maggio, quindi nel periodo centrale proprio dell'Expo. È una campagna promozionale che è indirizzata verso il nord-est dell'Italia, dove c'è una carenza dal punto di vista della presenza della pasta Agnesi, e inoltre una campagna promozionale indirizzata soprattutto ai giovani al di sotto dei 45 anni, perché hanno fatto uno studio, dei sondaggi, che comunque la pasta Agnesi viene soprattutto consumata da persone, così è il risultato dello studio, da 45 anni in su. Quindi indirizzata sia in un'area geografica ben distinta, e sia per quanto riguarda anche, cioè sostanza, aumentare il consumo fra la gente della pasta Agnesi, e di conseguenza aumentare i volumi, e di conseguenza l'obiettivo centrale qual è? Che se dovessero aumentare i volumi potrebbero anche crearsi le condizioni, la vedo così, crearsi le condizioni di un maggior, come dire, di una
gli aspetti positivi per quanto riguarda il mantenimento dello stabilimento di Impieri. Questo è un po' la, alla fine l'obiettivo centrale. Grazie.